Gentilezza cieca, oggi cerchiamo di capire la differenza tra ascolto attivo e passivo, ma oggi parliamo di ascolto attivo. Quando attiviamo l'ascolto attivo, tutti noi tendiamo a sforzarci di capire il punto di vista dell'altro. L'obiettivo del bravo coach, psicoterapeuta, commercialista, avvocato, qualsiasi sia la tua professione, è quella di comprendere quel punto di vista. Quali sono le motivazioni, i pensieri e le aspettative con le quali vengono attivate rimanendo fuori da un giudizio totalmente personale? Che non è facile rimanere fuori da un giudizio personale. Per far sì che questo avvenga, devi lavorare innanzitutto sul silenzio e sulle pause, senza aver paura del silenzio e delle pause, perché durante quelle pause, silenzi, emotivamente ti arriverà di tutto e quel tutto potrà e dovrà trasformarsi in domande aperte. Le domande aperte che sono utili per generare consapevolezza, per continuare a far parlare l'altra persona e a empatizzare con lui e capire dove si trova il nodo da sciogliere. Attenzione e impegno sono gli ingredienti magici, perché il suono che arriva alle nostre orecchie assume un significato. Quando per esempio tu stai discutendo con il tuo partner, spesso, e ammettilo, mentre parla l'altra persona pensi già cosa devi dire, ma così facendo non stai ascoltando, ma stai solamente sentendo, perché sei concentrato su te stesso. Durante un processo di cambiamento, ascoltare attivamente significa cercare, ecco, immagina come se tu avessi sul tavolo un puzzle e vai a cercare i pezzi del puzzle per capire qual è la loro esatta collocazione, per poi ottenere il quadro generale. Questo quadro generale puoi condividerlo e insieme incorniciarlo. Incorniciarlo nella maniera corretta per trovare soluzioni valide per il nostro benessere o per il benessere del tuo interlocutore. Prossimo video, l'ascolto passivo. Io sono Gianvito, l'artigiano delle emozioni, come dico sempre, ho un programma di coaching che si chiama Protagonista della tua vita, con il quale mi piace aiutare le persone a prendersi cura di sé e a fare pace con quello che ritengo che sia un passato ingombrante, rimettendo in luce talenti, risorse, opportunità per brindare, brindare a cosa? Ai propri successi, ai successi della propria vita personale, professionale e ai legami che fanno bene al nostro benessere. Per maggiori informazioni, un saluto.